della sorte. Pioveva anche a Firenze l'anno scorso, un tempo da Stoccolma per Italia-Svezia. Con un anno di anticipo si produceva a rovescio la cronaca del 52. Prima a segnare la Svezia con Lofgren. Quest'anno i primi siamo stati noi. Poi un gol di Amadei annullato, ma stavolta il gol annullato di Boniperti era valido. Questa è la differenza. Poi il gol dell'1-1. Vediamo ora come lo stesso risultato, con vicende diverse, si sia ripetuto. Prologo al grande avvenimento calcistico che sta per andare in scena allo stadio di Rosunda, la premiazione del più celebre sciatore svedese di tutti i tempi. Acclamato affettuosamente dalla folla, l'olimpionico Hall compie con elastica falcata il giro d'onore. Non per niente tutti gli sciatori nordici sono eccellenti cultori di atletica leggera. 40.000 spettatori assisteranno all'incontro che riporta gli azzurri a Stoccolma dopo 40 anni. Esistono anche qui gli orchestratori del tifo. Basta accendere la scintilla dell'entusiasmo perché il fuoco si propaghi ovunque. I più giovani sono i primi ad inserirsi nel clima festoso di un incontro internazionale. Poi l'entusiasmo diventa corale. Mancano pochi minuti all'inizio della partita. I giocatori stanno per fare l'ingresso in campo. Capitani delle due squadre, il vecchio Nielsen e il giovane Boniperti, guidano il giallo-blu di Svezia e gli azzurri d'Italia nel sesto incontro fra le due nazionali. I tifosi italiani si riconoscono facilmente. Il principe Bertil canta coi suoi l'inno svedese. Da destra Svensson, Samuelsson, Achlund, Gustafsson, Stenman, Bengtsson, Lofgren, Persson, Brod, Sandberg e lui, Erik Nielsen, bandiera del calcio svedese. Fra gli azzurri un esordiente assoluto, Vivolo, e un esordiente relativo, Fontanesi, olimpiaco a Helsinki. Baldassarre per la federazione italiana presenta gli azzurri al principe, sportivo fra sportivi. L'incontro sta per cominciare, immobile ancora per un attimo il protagonista della partita. Via! Palla agli azzurri, prima manovra sulla sinistra, niente di fatto. Svensson raccoglie senza scomporsi. Ma al secondo assalto gli azzurri lasciano il segno. Lanciato da Vivolo, Boniperti aggira Nielsen e segna! Gol bellissimo e regolarissimo, ma gioia destinata a rientrare perché l'arbitro ha rilevato un inesistente fuorigioco di Boniperti. Annota questo con rammarico il radiocronista Mario Ferretti. Vivolo, che ha già dimostrato di non conoscere l'emozione, insidia Svensson anche al terzo minuto. Quinto minuto, adesso è il turno di Bertuccelli. Nello spazio di 30 secondi salva due volte in angolo, prima sulla destra, poi sulla sinistra. In seguito brillerà per un attimo anche come ala destra, costringendo a sua volta Svensson in angolo. Vivolo bagna i galoni di azzurro, gol! E che gol! Nella ripresa da terra si vedrà meglio come il nostro centravanti ha battuto il guardiano svedese, facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Decimo minuto, su colpo di testa di Persson, Moro salva in bellezza la propria rete, ma per poco non la sradica dagli ormeggi. Urge riparazione e l'arbitro provvede con mezzi di fortuna. Sedicesimo minuto, Fontanesi e Boniperti, tramite Lorenzi, si scambiano di posto in corsa. Alla fine, su centro dell'ala destra, testa dell'ala sinistra. Diciassettesimo minuto, partendo in fuorigioco, il centravanti Persson, solo davanti a Moro esitante, manda la palla in rete. Gol irregolare, ma l'arbitro lo convalida, dando ai giallo-blu quello che ha tolto agli azzurri. Ventesimo minuto, irrompe Fontanesi, ma non riesce che a colpire l'esterno della rete. Ventiduesimo minuto, risposta svedese, tiro al lato di Bengtsson. Moro comunque aveva fatto il proprio dovere. Poi riprende il sopravvento degli azzurri. Trentesimo minuto, come Fontanesi anche Boniperti colpisce l'esterno della rete. Importante il 32esimo minuto. Su rimessa laterale di Vivolo, Boniperti allarga a Mari che la fa l'attaccante. Ma per Svensson è ordinaria amministrazione.
34esimo minuto, bella manovra corale del Pintetto Azzurro. Vivolo, Fontanesi, Lorenzi, Vivolo, Lorenzi ancora, Pandolfini, Boniperti, tiro, fuori per pochissimo. Guardatelo quel palo Galeotto, tradisce ancora Boniperti al 40esimo minuto. Intervallo, Sundqvist e Nordahl confermano ai giornalisti che il gol di Persson era in fuorigioco. Il secondo tempo darà lavoro ai medici. Ottavo minuto, Pandolfini in uno scontro fortuito con Stenman ha sofferto una forte contusione alla regione temporale destra. Un senso di sbigottimento si diffonde sulle grandinate, ma il generoso azzurro, fra i migliori in campo, resuscita prima di essere portato fuori del rettangolo di gioco. Torna al suo posto, ma sarà come se la partita cominciasse adesso. Non ricorderà più nulla di quanto è avvenuto prima. 13esimo minuto, da lui imbeccato Lorenzi con tocco da giocoliere, mette in moto Fontanesi. Quarto angolo contro la Svezia. Lo batte lo stesso Fontanesi. Mari fallisce il bersaglio. 19esimo minuto. La bellissima parata di Moro su tiro di Broad è il punto di partenza di un grave infortunio. Sullo spiovente dalla bandierina, Persson, ultimo dalla catasta umana, riporta la frattura di due costole e una lesione cervicale. Seconda Barella in campo. Persson sarà sostituito da Johansson. Più tardi Mucinelli prenderà il posto di Fontanesi. 27esimo minuto, la più bella azione azzurra del secondo tempo. Sul retropassaggio di Vivolo, Fontanesi allarga Pandolfini. La finta di Boniperti fa giungere la palla a Lorenzi, che irrompe sulla destra. Fuori! 28esimo minuto, Vivolo si beve due avversari. Ma alla fine una robusta spallata rimedia tutto. 36esimo minuto, ultima occasione per gli azzurri. Svensson, pressato da Vivolo, perde la palla. Fra i due litiganti gode Gustafsson che salva in angolo. Gli azzurri avrebbero meritato di battere gli svedesi, spezzando l'incantesimo che dura da 40 anni. Vivolo tuttavia è soddisfatto. Moralmente vincitori, gli azzurri hanno cancellato lo smacco di San Paolo.